Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Roma Futura. Oggi, mercoledì 30 aprile 2014. Veniamo alle notizie. Cronaca. Patrizia Aldrovandi. Solidarietà non basta. La politica deve far cambiare anche la polizia. Oggi l'incontro con Pansa. Continua la polemica dopo l'ovazione tributata ieri al congresso del SAP agli agenti condannati per la morte del 18enne ferrarese. Lo scrittore Saviano chiede le dimissioni di Tonelli, ma il numero uno del sindacato tira dritto. SIULP e SLIP CGIL si dissociano. Politica. Berlusconi seguirà i malati di Alzheimer. Niente scorta, cravatte e barzellette. Dal 9 maggio i servizi sociali a Cesano Boscone. Da parte del leader di Forza Italia c'è stata piena disponibilità sull'attività da svolgere, ha detto il direttore del centro, ma non si fa campagna elettorale. Passiamo all'economia, la disoccupazione resta al top, al 12,7%. L'Istat diffonde i dati provvisori per marzo, con un tasso di disoccupazione che resta ai massimi delle serie storiche, rivisti al 12,7% anche i dati di gennaio e febbraio. Tra i giovani il tasso di disoccupazione è al 42,7%, segnale positivo dalla ripresa degli occupanti, 73.000 in più del mese precedente, con un tasso che sale al 55,6%. Pioggia di scioperi a maggio tra treni, aerei e scuola. Si comincia con il ponte del 1° maggio. Dal 3 all'8 incroceranno le braccia i gestori degli impianti di benzina sulle reti autostradali. Stop di 4 ore del personale ENAV e negli aeroporti di Linate e Malpensa il 3 maggio. Droga, la Camera dall'ok al decreto, ora passa al Senato, via libera dall'aula al DDL Lorenzin sulle tossicodipendenze, dopo che ieri il testo aveva incassato la fiducia imposta dal governo. Il ministro della Salute lo aveva emanato d'urgenza dopo la scure della consulta sulla Fini Giovanardi. A Palazzo Madama però già si annuncia battaglia. NC contesta il diverso trattamento riservato alla cannabis. Esteri, l'Iraq torna al voto in un paese in mano ai terroristi. L'urne aperte per le terze elezioni parlamentari dall'invasione degli Stati Uniti, le prime dopo il disimpegno statunitense. 22 milioni al voto in un clima di terrore e di attentati. Solo oggi decine di morti. Passiamo a Roma. Il Salva Roma è legge. Bilancio marino, tagli alla spesa per 117 milioni di euro. Approvato in Senato il DL sugli enti locali. Relazione del sindaco ai capogruppi della maggioranza capitolina. Niente riduzioni per i municipi, esenzioni per TASI e IRPEF. Dipendenti del comune sul piede di guerra, così faremo sciopero. Incontri in tutti i municipi, giù le mani dal salario accessorio. Grande assemblea il 6 maggio e oggi vertice con il prefetto. Regione Lazio, siglato il patto per lo sviluppo e il lavoro con 23 associazioni. 10 punti programmatici per ispirare scelte di medio e lungo termine. Zingaretti, nel quinquennio prevediamo 4 miliardi in crescita. C'è una dichiarazione su questo argomento del vicepresidente del Consiglio regionale, il consigliere Massimiliano Valeriani.
con accordo per sviluppo una regione più forte. Stamattina è stato firmato un accordo davvero importante tra la Regione Lazio e 23 associazioni di categoria per intervenire in modo concreto in questo periodo di grande emergenza e per mettere in campo strategie che pongano fine alla situazione di stallo della produttività nel territorio. Queste le parole del vicepresidente del Consiglio regionale Massimiliano Valeriani. Il patto per lo sviluppo e il lavoro, grazie a 4 miliardi di euro di finanziamenti, consentirà quindi accesso al credito, attuerà politiche di sostegno allo start-up e favorirà l'internazionalizzazione delle imprese. Creerà poi opportunità di lavoro, potenzierà i processi di formazione professionale e di ricerca, realizzerà una nuova rete per le politiche sociali e sanitarie, rilancerà il sistema di mobilità e delle infrastrutture e valorizzerà l'agricoltura, la cultura, il turismo e l'Expo 2015. Tutte misure, quelle annunciate oggi dal presidente Zingaretti, volte a restituire ai cittadini una regione più forte, totalmente diversa da quella che gli è stata consegnata solo un anno fa. Crolla il tetto di una palazzina Ater, sgomberate due famiglie. È accaduto a San Basilio, alla periferia della capitale, nessun ferito. Tragedia sfiorata ieri sera, intorno a mezzanotte, a San Basilio. Il tetto di una palazzina Ater, di due piani, in via Cagli 30, è crollato. Il soffitto dell'appartamento, all'ultimo piano, è completamente caduto e la casa è rimasta completamente a cielo aperto. Nessuna persona si è trovata nell'abitazione, dunque non ci sono stati per fortuna feriti. Due famiglie sono state invece sgomberate per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione San Basilio e i vigili del fuoco che stanno accertando le cause del crollo. Riportiamo una dichiarazione dell'onorevole Michela Campana sul fatto accaduto ieri dell'aggressione alla presidente del consiglio del quarto municipio, Fabiana Germanò. Solidarietà a Germanò per vile gesto opposizione. Quanto è successo al municipio 4 non solo è grave, ma denota la brutalità di una certa parte politica, poco incline alla dialettica delle aule democratiche. Massima la solidarietà alla presidente del Consiglio Municipale, Fabiana Germanò, che è stata colpita da una bottiglia d'acqua lanciata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Giovanni Ottaviano. Commenta così la deputata del PD Michela Campana quanto accaduto ieri in un consiglio municipale al Tiburtino. Di fronte a questi gesti di inciviltà bisogna tenere alta la guardia, perché sono l'avvilimento della democrazia e i partiti dovrebbero sanzionare duramente chi si macchia di simili barbarie. La cosa che dispiace di più è che questi gesti così brutali vanno sempre a colpire le donne impegnate nelle istituzioni. Passiamo allo sport. Società Sportiva Lazio, incontro con la Juve per Ogbonna Isla. C'è una pista russa. Si tratta di Duaskadish del Dinamo Mosca. Minala, Conti mi voleva portare in giallo rosso. La trattativa è partita a Milano in occasione del Consiglio di Lega. Lunedì si sono incontrati Lotito e Agnelli. Hanno cercato un accordo sui premi della Supercoppa 2013, ma si è parlato anche di mercato. Conte vuole Lulli, che con la Juve ha già un'intesa, mentre alla Lazio piacciono Ogbonna, Isla e Caceres. AS Roma, Benatia recupera e punta a rientrare contro il Catania. Garcia, divertito dalle ultime polemiche con Conte, Nainggolan non squalificato, vorrebbe farcela anticipare i tempi, Mehdi Benatia, rimettendosi a disposizione di Garcia già dalla gara di domenica contro il Catania.
è stato arrestato il socio del Villarreal che ha lanciato la banana a Dani Alves. Il martedì è stato identificato l'aggressione che domenica ha lanciato la banana a Dani Alves allo stadio del Mardi Gras durante Villarreal Football Club Barcelona. Chiudiamo con il meteo. A Roma ci sono 19 gradi e parzialmente soleggiato. Questa notte si prevedono 10 gradi e un paio di acquazzoni. Dalla redazione di Radio Roma Futura vi auguriamo un buon pomeriggio.